elevato rispetto agli altri di giovedì. Bene, però oggi abbiamo ben tre. Ma state comodi? Comodissimo. Allora, niente, procediamo. Siamo arrivati, come avete visto, alla quinta. Siamo già a metà strada. Però oggi promette proprio veramente un ulteriore grande interesse. E, beh, insomma, buona conferenza, buona serata. Allora, spegniamo tutti. Spengo qua. Bene, grazie a questo folto pubblico. E diciamo, Chuck si gira, no? Ritorno qui da F con la C. Ma ci stanno seguendo in molti in diretta streaming. Di cui però amo ricordare alcuni piccoli dettagli prima di addentrarsi in quello che è il senso del suo lavoro. Innanzitutto desidero segnalare e quindi invitare tutti voi, affinché poi a vostra volta facciate da portavoce con ulteriori inviti, sabato 22 marzo, ore 19, si inaugura la personale di Carlo Piemonte, il Twin Club di Trieste, in via Como. Quindi spero di vedervi di nuovo lì, colti, prossima settimana, in modo da poter guardare, osservare, ammirare dal vivo le opere degli autori. Oggi noi vedremo invece opere poste in catenazione, diciamo così, di proiezione, e quindi tutti capiscono e comprendono che vedere il supporto materico o vedere un'immagine digitale non è la stessa cosa. Anche quando si studia la storia dell'arte da un libro, da un manuale, la prima cosa che salta all'occhio è che le dimensioni non rendono mai la giustizia di quella che è l'opera, perché la prima cosa che crea un grosso problema di distorsione è il problema dei centimetri quadrati di risoluzione dell'opera che andiamo a vedere. Ora, la proiezione è una dimensione talvolta anche sufficiente, ma se l'opera dovesse avere 2 metri di ampiezza per 2 metri, ecco che possiamo subito capire che rimpicciolirla già non rende giustizia a quello che è il lavoro dell'autore. Bene, quindi detto questo, ripetiamo, 22 marzo, ore 19, al Twins Club. Però voglio anche ricordare che nei prossimi mesi, io spero entro l'estate, abbiamo in previsione di far uscire un catalogo non molto grande, contenuto, limitato, una piccola edizione sull'opera di Carlo Piemonte per quelle che è la casa editrice Giulia. E nel 2015 abbiamo già in previsione di legare il suo nome al terzo appuntamento delle Prime Giorgetti, che si è appena svolto in questi giorni a Trieste al Teatro Meda, una seconda edizione molto affollata, e per questa edizione del 2015 pensiamo, l'idea è quella di unire le opere donate ai premiati del concorso letterario con quello che sarà l'autore in mostra, nello specifico di quella serata. Così forse unendo queste due vicende che fino adesso sono state mantenute spezzate, forse avremo, come dire, un risultato più forte nell'ambito della serata e forse un'attenzione da parte del pubblico più forte, che quel giorno era molto numeroso ma piuttosto disattento. Ecco, detto questo, io passo a dire quello che l'opera di Carlo Piemonte non dice. Cioè, insomma, noi ci chiediamo sempre qual è il compito dell'autore, qual è il dovere, qual è l'istanza che deve promuovere, qual è, insomma, come dire, un qualcosa che la sua responsabilità di fronte al pubblico, o di fronte al mondo, o di fronte a quelli che sono le leggi dello Stato, no? Cioè il dottore è sopra o è di sotto, è pari, è uguale a noi, ha dei meriti maggiori o minori, ecco. Tutto questo sono quesiti che possiamo porre qui sul tavolo, non perché l'opera di per sé ce li propone, ma perché l'autore, in questo caso Carlo Piemonte, in precedenza poteva essere Egon Schiele oppure Klimt, in qualche modo possono nel dialogo dire qual è la loro posizione. Però prima di arrivare magari a questa ipotesi, io direi, per usare l'affermazione di Sharon Jones, che l'autore non è troppo piccolo, non è troppo nero e non è troppo basso. Ecco, quindi è un po' suonare una battuta, ma per dire che quello che non si è, poi non lo si mette neanche nell'opera, no? Cioè, come dire, quello che noi andremo a vedere, adesso questa è una cosa che non c'entra nulla, è un paragone, un confronto che Carlo Piemonte sta facendo tra la fissità di questa immagine e la fissità poi di altre immagini che verranno, no? Però
del quotidiano, immagini che l'autore giustifica in un certo modo, ma che io vedo in altra maniera. E come dire, per usare poi i parametri di una mostra importante realizzata a Parigi nella Fondazione Cartier, il titolo della mostra suddivideva, l'argomento della mostra suddivideva il conto della mostra in quattro sezioni. Le quattro sezioni sono tutto quello che ciò era dentro lì e non era neanche qui, no? In qualche modo. Quindi, territorio, paesaggio urbano, informazione, resistenza, memoria e identità. Noi possiamo trovare queste parole e giocarci, ma magari erano sicuramente intese in altro modo, erano intese nella modalità della sperimentazione. E qui direi che l'autore Carlo Piemonte, sebbene presenti un linguaggio che vuole essere innovativo di per sé dal punto di vista della struttura compositiva dell'immagine, un'immagine che ha una cancellazione del fondo, oppure come dire un'immagine che cancella il fondo e quindi cancella la stessa volontà di essere a casa, ecco che è una sperimentazione tutta interna però alla pittura. La sperimentazione della Fondazione Cartier era di nuovo connessa con linguaggi mediatici, innovativi, tecnologici, intesi in quanto tali legati alla modernità, alla nostra modernità, tutto ciò che il secolo di fine 800 aveva già promesso in quell'illusione di progresso infinito e che noi ci trasciniamo avanti senza capire mai se la tecnologia è una nostra ancella o se noi siamo schiavi della tecnologia. Ecco, l'autore ha bypassato questo problema, si disinteressa di questo quesito e procede lungo una strada pittorica, dando dei contenuti suoi che poi anche lui stesso vorrà spiegare. Quindi in questi argomenti proposti, argomenti che troviamo nelle sue immagini che sono o volti o paesaggi come diciamo temi narrativi, l'aspetto stolido delle persone che si spara vicino alle prese della questura, o l'aspetto dei poveri migranti che arrivano sui nostri sulle coste del nostro paese, diciamo tutto questo aspetto narrativo sociale non viene in nessun modo contemplato. Questo non vuol dire dare un merito o dare un voto negativo, cioè non c'entra nulla, è una semplice constatazione. Questo è un aspetto di cui l'autore non interessa, non prende posizione, non prende come dire il modo di ragionare sopra questi argomenti, e quindi la sua pittura prende altre direzioni, tocca altre strade. E le strade che io dicevo prima del quotidiano sono in modo di dire le strade della sua quotidianità, cioè un qualcosa che lui vede, interpreta con il filtro dei suoi occhi. Ora noi ricordiamo che ci sono stati autori come Warhol che interpretavano anche quel filtro degli occhi degli altri, cioè dell'immagine pubblicitaria che era filtro della sua opera, cioè veniva posta attraverso un mezzo meccanico, era la serigrafia tradotta in pezzo unico, attraverso l'immagine fotografica della Marilyn Monroe fatta da un'altra persona. Lui semplicemente la manipolava e la traduceva. Il filtro che in questo caso Piemonte pone tra sé il mondo e la pittura è un filtro realizzato dagli stessi, cioè come dire un'immagine fotografica che non è rubata, non è presa, non è già esistente in un mondo mediologico che ci sovrasta, ma è qualcosa che generalmente, diciamo così, il 99%, è realizzata dalle sue stesse mani. Quindi diciamo che la fotografia, che è comunque una tecnologia tutto sommato moderna, sebbene oggi sviluppata in senso digitale, moderna in senso analogico, è quella vecchia, oggi è quella contemporanea, è quella dei cellulari in realtà, e da questo punto di vista Carlo Piemonte è un maestro della divulgazione dell'immagine. Scatta la foto, la spedisce subito in rete, la comunica, dice sono qui, questo è il mio quadro, questa è l'inaugurazione, no? Ecco, tutto questo in realtà diventa anche parte della sua opera, del suo modo di essere e di comunicare. E direi che è molto importante perché lega l'autore, radica l'autore in quello che è la realtà, che è il presente, quello che noi stiamo vivendo, che lui vive. E usa la sua vita e il suo modo di relazionarsi con gli altri per diventare narrazione collettiva. E qui mi fermerei qui come premessa. Bene, allora ringrazio Roberto Vidali, direttore di Juliet, per questa
costruzione, la scuola del Federale che ci ospita, la studia del Pius Donatella Surian, e poi saremo in Ladorigo che anche entrerà nel corso di, questa, di questo dibattito. Allora, perché questa immagine, questa icona? Questa conferenza era anche per me un'occasione non solo di fornire una panoramica anche molto ampia della ricerca che ho svolto negli ultimi anni, ma anche per agganciarla un po' a certe tematiche storico-artistiche o dei concetti specifici della storia dell'arte che appunto ho sentito particolarmente vicini un po' poi a quella che è stata la mia ricerca. Perciò saranno le mie opere, che si vedranno tra un po', sono precedute, poi saranno intervallate da altre appunto immagini per questo motivo. Adesso, l'immagine appunto iniziale è questa icona, la Chiro Poietos, che sarebbe il ritratto di Salvatore non fatto da mano d'uomo. Appunto un'icona antichissima. Io ho fatto una tesi sulle icone quando mi sono laureato in pittura all'Accademia di Brera a Milano, e in quell'occasione poi presentai anche dei miei quadri che già volevano essere una interpretazione personale contemporanea, un'attualizzazione di alcuni concetti che sono alla base delle icone e che poi tra un po' vedremo. Se andiamo già all'immagine successiva, ecco, qui ho visualizzato lo schema geometrico intrinseco alle icone, i tre cerchi concentrici che sono sempre la base dei volti poi appunto dei Cristi rappresentati nelle icone. Perché ovviamente i tre cerchi concentrici? Tre, la Trinità, il cerchio, la figura geometrica perfetta, perciò la perfezione, la volta celeste, ma anche vedete il quadrato, perché nelle icone c'è appunto questo dialogo molto, molto forte tra quadrato e cerchio. Infatti questi cerchi concentrici sono iscritti all'interno poi di questo quadrato. E anche perché diceva Platone, il cerchio non ha inizio, non ha fine, no? Esattamente. E questa totalità che diventa anche divinità. Per cui appunto questo dialogo tra terra, la terra è sempre stata simboleggiata anche dalla forma quadrata, invece il cielo appunto la volta celeste dalla circonferenza, perciò quadrato, cerchio, astrazione e figurazione. Quello che mi colpì un po' delle icone studiandole è come arrivare alle icone, perché negli anni dell'Accademia ero molto appassionato all'arte del Russo Malevich, del suprematismo. Studiando Malevich appunto, poi vedremo anche delle opere, scoprì che sia lui sia Tatlin, invece il principale esponente del costruttivismo russo, erano entrambi restauratori di icone. Malevich, proprio nel suo quadrato nero su fondo bianco, dice che questa è l'icona del nuovo millennio, fa proprio un riferimento chiaro al discorso delle icone, ed è come se Malevich portasse in evidenza solo l'aspetto più concettuale in un certo senso, invece Tatlin quello più costruttivo, infatti lavora proprio con materiali concettuali, famosi controrilievi di Tatlin, eccetera, eccetera. Nelle icone ci sono entrambi questi aspetti, quello è l'aspetto interessante, astrazione e figurazione, un forte discorso concettuale poiché certamente legato appunto a concetti teologici, cristocentrici, ma anche una forte valenza oggettuale, sono tavole in legno che vengono appunto scavate, c'è questa culla tra virgolette che si viene a creare, poi c'è una procedura anche tecnica estremamente appunto lunga, laboriosa, a volte per velature successive. Una delle varie tecniche delle icone si parte appunto dall'oscuro per arrivare al chiaro, da colori scuri per arrivare a colori chiari, perciò dal buio alla luce, come le basiliche paleocristiane erano orientate da ovest verso est, perciò tu entravi appunto dalle tenebre ed eri subito rivolto verso l'altare che simboleggia il corpo di Cristo e verso la luce. Perciò tutti questi concetti espressi nelle icone mi colpivano anche per il fatto di questa capacità proprio del simbolo dell'icona di collegare le due sponde, appunto, Dio e uomo e l'astrazione alla figurazione, perciò sono questi volti così poco realistici anche perché seguono appunto, vedete come il raggio del primo cerchio e corrisponde esattamente alla lunghezza del naso. Perfetto, e la fine del primo cerchio va proprio a concludersi con la fine del naso e con la fine della fronte. Poi il secondo cerchio comprende appunto la fine, diciamo, dei capelli e del mento, e poi nel terzo c'è appunto la croce, la tipica appunto diciamo croce appunto che è collegata a Cristo, e poi il bar dei capelli. Allora, se andiamo avanti, beh, questo è il Pantheon, cioè il pavimento del Pantheon, tutto basato appunto su questa dialettica forma quadrata e cerchio, perciò sempre uomo, Dio, terra, cielo. Il Pantheon infatti è dedicato a tutti gli dei, e poi c'è quella grande cornice che separa proprio lo spazio dell'uomo dalla cupola che è lo spazio degli dei. Ecco, questa è poi appunto la cupola, cinque cerchi concentrici,
somma dei suoi divisori, ma anche le nicchie del Pantheon sono alternativamente a forma quadrangolare e semicircolare. Quadrangolare, cioè un mezzo quadrato, semicircolare un mezzo cerchio, poi c'è anche là, continua tutta questa appunto dialettica. Se andiamo avanti, quello qua, parlavo prima del quadrato nero su fondo bianco di Malevich, suprematismo, supremazia della pura sensibilità, arriviamo ormai a un discorso che non è neanche più pittorico, infatti Malevich dirà la pittura non è neanche in grado di arrivare appunto ai livelli concettuali e filosofici interessavano diciamo all'artista. La cosa interessante è che non è un quadrato perfetto, perché è come se ci fosse quasi un campo magnetico, un campo energetico, perciò i quadrati internamente sono leggermente sfasati, come se subissero appunto quasi un'attrazione di tipo appunto energetico. Poi ovviamente nero e bianco, l'assenza dei colori, tutti i colori, però può anche alludere un'altra cosa a questo discorso, la divinità che tu puoi, diciamo, percepire, ma non puoi vedere, no? Il mistero comunque che non ti permette di vedere direttamente la divinità. Infatti nelle chiese ortodosse c'è l'iconostasi che copre l'altare su cui sono poste le icone e si assiste alla celebrazione appunto senza vedere quello che c'è dietro l'iconostasi. Anche quello è simbolo del fatto che tu sei partecipe appunto del mistero di Dio, ma non è che hai questa visione appunto diretta, perché in un certo senso questo quadrato nero è qualcosa che nasconde, no? Nasconde qualche cosa. Come nelle icone, molto spesso ci sono quelle mandorle che poi appunto presentano una parte nera, che diciamo è il mistero un po' di Dio che non può essere diciamo colto diciamo direttamente. Allora, ecco qua, questo è un'altra opera di Malevich, questo cerchio invece, e anche in questo caso vedete che non è simmetrico, comunque è come se subisse un'attrazione di tipo energetico, magnetico, sono come dei campi energetici considerate queste forme. Quindi guardando queste immagini che vengono appiattite proprio dalla poesia ormai, mi viene in mente l'immagine contemporanea, no? Questo senso di buco che attrae, ti cattura, ti porta dentro, o ti rigetta allo stesso tempo, mi fa pensare nell'immediato all'opera di Capur, che presenta un'energia, diciamo così, falsettiva. Certo, se uno va a vedere un quadro di Malevich, uno c'è un quadretto messo sul muro di pochi centimetri, io in un'opera gigantesca di Capur, veramente lì, nel senso fisico, perché la dimensione stessa non ti fa capire che c'è dentro un ambiente, no? Però l'appiattimento appunto della collezione può richiamare, no? Qualcosa di questo tipo. E anche insomma un'idea metafisica all'infinito dentro questa immagine tutta pigmentata di Capur, che poi parte da una percezione inizialmente, visto che le prime opere erano di scultura tradizionale, di una cromia pura, di un pigmento puro, no? Che poi è stato tradotto in questi elementi invece che tendono verso il vuoto, no? E direi che anche Malevich, da un certo punto di vista, nella sua modalità di azzerare, no? Esce dall'avanguardia per arrivare al nulla. C'è questo azzeramento proprio già. C'è come un ritorno, no? Direi lui, poi Reimann e adesso Capur, in qualche modo c'è un trait d'union tra queste tre personalità diverse della storia del Novecento. Eppure riguarda addirittura forme bianche, il quadrato bianco su fondo bianco, dove addirittura è ancora praticamente più questo azzeramento arriva proprio quasi all'estremo di presentare una tela bianca così com'è, senza neanche nessun intervento. E quelle opere non le realizzava neanche lui, ma le faceva fare dai suoi studenti perché già non era importante l'aspetto manuale, ma tutto il discorso concettuale che c'era dietro appunto all'arrivare a concepire un'immagine del genere. Ecco una cosa interessante, poi nella mostra in cui lanciò il suprematismo, il quadrato nero su fondo bianco era appeso nell'angolo della sala in alto, esattamente come vengono collocate le icone nella tradizione appunto russa. Faccio ancora di più questo discorso, questo collegamento con le icone, ribadito anche dalla scelta di come esporre anche soprattutto il famoso quadrato nero su fondo bianco. Ecco qua, questo è uno dei dipinti che nel 95, quando mi sono laureato a Brera, ho presentato insieme appunto poi alla mia tesi, ed è la mia versione, tra virgolette, proprio della chiropoietos che abbiamo visto all'inizio. I tre cerchi concentrici, i colori appunto, diciamo, principali da tenere l'icona, l'azzurro, che allude ovviamente all'aspetto divino celeste,
il rosso, perciò l'incarnato, l'umanità, poi appunto l'oro, l'aspetto divino, e il bruno, l'aspetto terreno, che poi possono alludere vagamente anche ai tre colori primari, non so, l'oro al giallo, il rosso, diciamo il blu, e perciò mi è già interessato a questo discorso proprio di collegare astrazione e figurazione, no? Un discorso che nelle icone era sviluppato appunto nelle icone che tutti conosciamo e che poi in realtà poi si era scisso, perché Malevich appunto è come se portasse avanti solo l'aspetto meramente concettuale, perciò è il Dio astratto senza l'incarnato, dopo, se vogliamo fare un discorso teologico, e invece il Tacrine, il discorso invece è quello costruttivo, più costruttivo legato alle icone. Perciò il mio tentativo era già quello di cercare di collegare due aspetti, attrazione, figurazione, appunto un discorso concettuale, ma che avesse anche poi una valenza oggettuale. Se andiamo avanti, ecco qui, siamo al romanticismo, Friedrich, famoso monaco in riva al mare, e il discorso del sublime, che appunto poi anche cercate di agganciare alle opere che tuttora faccio. Ovviamente il concetto, la poetica del sublime è una appunto delle categorie estetiche principali del romanticismo. Cos'è il sublime? Teorizzato da Burke nel 1758, nel suo trattato Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, ed è appunto il senso di limitatezza dell'uomo di fronte all'incommensurabile. Poi anche subentrò Kant, 1764, con osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, suddividendo tra sublime dinamico e sublime matematico. Sublime matematico è proprio espresso dalle opere di Friedrich, la contemplazione dell'assoluto. Perciò nel sublime matematico c'è anche questo aspetto mistico, questo assoluto che la natura appunto la protagonista, vastità, diciamo. Questa vastità che però si carica anche di un afflato mistico. E le figure di spalle sono appunto emblematiche in tutte le opere di Friedrich. Il protagonista non è più l'uomo, è una concezione anti-antropocentrica, è l'antigioconda, cioè siamo di spalle come spettatori che appunto contempliamo l'assoluto. Andando avanti, ecco, in chiave astratta, chi è che ha sviluppato questo concetto? Barrett Newman, questo dipinto non a caso si intitola Vir Heroicus Sublimis. Siamo nella cosiddetta Color Field Painting, scuola di New York, che è l'altra tendenza rispetto alla più conosciuta Action Painting di Pollock e di Kooning, e lui scrisse anche un trattato al riguardo, perciò è chiarissimo il discorso, Sublime is now. E perciò il discorso appunto che canta, che dice, questo, lui fa il paragone proprio dell'immensità di un cielo stellato, questo sublime matematico, è appunto questa vastità, no? Che può estendersi al di là dei perimetri della tela, che comunque è di grandissime dimensioni, le famose big canvas, le grandi tele appunto degli artisti americani, in chiave astratta. Dov'è il monaco? Siamo noi, gli spettatori di fronte all'assoluto, che appunto è visualizzato in chiave astratta. Poi possiamo andare, ecco, un altro artista che fa parte di questo discorso, è proprio Rothko, entrambi ebrei, non è un caso, sia Rothko sia Barrett Newman. In questo caso diciamo che non abbiamo tradizioni, diciamo, uniformi come quelle di Barrett Newman, abbiamo queste porzioni molto vaste, comunque irregolari, che ancora di più possono dare l'impressione di spazi energetici che si staccano, possono staccarsi dalla tela stessa e coinvolgerci. Infatti c'è già un'idea proprio di una pittura che diventa ambiente, proprio dei dipinti più grandi di Rothko, e sempre siamo noi appunto di fronte a questo assoluto, a questo sublime astratto. Non a caso mi fece anche appunto tutta una serie di dipinti per quella famosa cappella, di cui adesso mi sfugge il nome, oltretutto con variazioni minime di colore che effettivamente volevano appunto suscitare una riflessione mistica. Un ambiente, diventerà già appunto il discorso dell'ambiente. Se noi andiamo avanti, ecco qua, questo è un museo con delle opere di Rothko, e noi siamo appunto, come nel dipinto da cui siamo partiti nel discorso del sublime, il monaco in riva al mare di Friedrich, siamo noi, il monaco di spalle di fronte alla contemplazione dell'assoluto, di questo sublime matematico, reso adesso in chiave astratta. Possiamo andare ancora avanti, ecco, l'altro aspetto invece è il sublime dinamico, che sempre viene in questo trattato teorizzato da Kant, che poi ritornerà di nuovo
perciò non c'è più un aspetto mistico, contemplativo e comunque armonico con la sproporzione del protagonismo comunque della natura sull'uomo, ma in ogni caso in un tutto sommato in un'armonia che si va a creare. Qui no, qui l'uomo proprio travolto completamente da queste spirali, da queste tempeste, da quello Turner, questo Turner, i soggetti più tipici di Turner sono proprio queste tempeste. E quindi il fallimento dell'uomo di fronte alle forze della natura. Esattamente. Di mediarle, di controllarle e di portare, come dire, non so, la vicenda, la storia, l'atto eroico verso un risultato positivo. La conclusione, direi, l'esito è sempre la morte. Come in questo caso, questa imbarcazione, il bello di Turner è che siamo ai limiti della stazione, sembra appunto anticipare davvero l'action painting con questo groviglio appunto di pennellate, qui lui lavora moltissimo con quella texture, la stesura del colore, le sovrapposizioni, in maniera molto libera, e potete poi vedere proprio questa imbarcazione che si vede al centro, che viene travolta poi da questa, una specie di maremoto praticamente che la sta travolgendo completamente, cioè, questa tempesta, diciamo. Perciò poi il collegamento che mi è venuto, questo è il mio personale, mentre le altre cose sono più legate magari a studi di storia dell'arte, questo mi sono azzardato io, invece se Friedrich in chiave astratta può diventare Barrett Newman o appunto Rothko, e Turner con questo sublime dinamico è invece appunto in chiave astratta è proprio l'action painting di Pollock. Qui non è un discorso appunto questo è di analogia del quadro, no? Sì. Anche perché poi appunto c'è questo grandissimo dinamismo che coinvolge tutta la tela, Pollock dipingeva dentro la tela stessa, proprio entrando dentro fisicamente con queste grandissime tele disposte orizzontalmente a terra, poi dopo venivano intelaiate, e Greenberg diceva appunto la tela è come un'arena nella quale appunto si combatte quasi in un corpo a corpo, come un corpo a corpo nel quale comunque l'uomo alla fine viene travolto, come nelle tempeste di Turner. Perlomeno della vita, ecco. Pensando poi anche alla vita di Paul, effettivamente poi il risultato è stato questo. Una non soluzione. Allora, ecco, l'altro versante invece appunto citava anche prima Roberto Vidali, Warhol, no? Cioè, da un certo punto di vista questo linguaggio più espressionista che parte sempre dal romanticismo. L'espressionismo è un po' un romanticismo al cubo, se vogliamo, cioè molti aspetti tipici del romanticismo li troviamo poi evidenziati in maniera ancora più radicale poi in tutto l'espressionismo figurativo e poi nell'espressionismo astratto. Invece qui abbiamo questa appunto iconicità pop, però privata completamente di un discorso spirituale metafisico. Abbiamo l'icona appunto della contemporaneità, del consumismo, che Warhol in realtà esalta, perché Warhol ama moltissimo la società consumistica americana, diceva sempre qual è il luogo più bello di New York, il McDonald's, il luogo più bello di Roma, il McDonald's, il luogo più bello di un'altra città, il McDonald's, oppure appunto i luoghi bellissimi appunto a domandare eccezionali, i grandi magazzini dove fare shopping. Perciò cosa è interessante che a differenza della pop art inglese, Hamilton, che nasce invece con una vena volutamente critica, e si vede chiaramente nei confronti della società consumistica, sembra quasi appunto volerla mettere un po' alla berlina, invece Warhol, assolutamente, Warhol esalta ed è, se non altro in ogni caso, non la critica minimamente, e forse per quello è stato anche ricevuto. Le sue opere sono più aperte, in questo modo, sono aperte a più possibili letture e interpretazioni. Invece Hamilton è appunto pop art inglese, perché nasce lì, nasce in Inghilterra in realtà, con Hamilton la pop art, era già più orientato ideologicamente nelle sue opere. Quelle di Warhol appunto possono, hanno la forza di rimanere ambivalenti, perché un po' c'è questo discorso che ho fatto, però da un'altra parte uno può coglierci anche tantissime altre cose, non tanto per me, ma per esempio nella serie delle sedie elettriche o degli incidenti, in questa ripetizione dell'immagine, no? Questa obsolescenza, per cui l'immagine ripetuta diventa priva quasi del suo valore, faccio una macchina cartocciata come fosse un pacchetto di patatina cartocciato che alla fine proprio nella ripetizione dei mass media è privata di qualunque in realtà valore. Questo è come estraneo tuttora come concetto, se pensiamo alla nostra società, e Warhol già tutte queste problematiche le mette in evidenza. Non è un caso che a volte ripete la stessa identica immagine nella stessa tela e poi
manifestarsi, a smaterializzarsi, non nella ripetizione, fatto tecnico, perché se la stessa immagine tu ovviamente la riproponi senza intervenire cromaticamente, ovvio che poi va ad attenuarsi, però diventa un discorso concettuale, come dire che all'interno della coscienza la ripetizione è sempre meno presente fino alla fine a diventare appunto come un'immagine di un film o di una pubblicità. Si svuota, si svuota il senso, esatto. Si svuota il senso della pienezza e della saturazione dell'immagine, cioè attraverso la ripetizione porta lo spettatore ad acquisire un concetto, una sensazione quasi di nausea, di fastidio. Ed era questo, almeno se correggimi se non sbaglio, il senso dell'efficacia comunicativa che lui voleva dare, no? Cioè quella proprio di denunciare questa ripetitività espressa anche attraverso il consumismo stesso, no? Quindi ti faccio vedere più immagini, no? Di Marilyn Monroe in modo serigrafico, o appunto della serie etico, della bomba atomica, perché così spettatore hai la sensazione di quanto un evento anche importante può non avere nessun significato se te lo propongo in modo sbagliato, ripetitivo e continuo. No? Poi le letture con due persone di questo calibro, parlare io di arte è veramente è ridicolo, però così Andy Warhol ce l'hanno sempre venduto e proposto come lui appunto che era un fautore del consumismo, come tu hai ricordato. È vero, sì, è bello perché sono entrambi gli aspetti, esatto, infatti, esatto, quello che rende il più vincente l'operato. Poi ci sono pure il pensiero diverso, no? Cioè, anzi, è stato considerato uno di quelli che è stato mal interpretato, mal capito, e poi attraverso la storia del tempo ne hanno dato una lettura diversa. Il fatto stesso di come lui si vestiva, di come adesso ci allontaniamo anche troppo da quello che era il senso del tuo discorso. Sì, no, è utile però allargare un po', no? Allontanarsi e dilatare l'immagine e trarre altre considerazioni. E tornerei su una cosetta che ho detto prima, citando forse qualche altro esempio. Se ricordiamo l'immagine di San Giorgio del Drago di Raffaello, erano quelle di Parigi, del Louvre, è un quadretto minuscolo. Se pensiamo alla Tempesta del Giorgione, che sta all'Accademia di Venezia, è un quadro un po' più grande, ma tutto sommato che sta normalmente su una parete di questa stanza. Se pensiamo ai quadri di questi autori americani, che qui sono stati mostrati, che siano Barney Newman, che siano Rocco, che siano Warhol, che siano autori della pop art, la prima cosa che ci viene in mente, se ne vediamo nel vivo o in didascalia leggendo le dimensioni, è che generalmente sono quadri giganteschi. Cioè nell'azzeramento dell'immagine, nell'immediatezza dell'immagine, rispetto alla complessità e alla compressione dell'immagine delle antiche, che erano cariche di, non dico significati, ma di aneddoti, di racconti dentro il racconto, di particolari resi nel dettaglio del filo d'erba, del lampo del cielo, qua tutto viene azzerato. Tutto viene portato ai massimi livelli, però nell'assenza di un'immagine che diventa immensamente grande. Warhol, nel momento in cui fa il Marilyn Monroe, sì, abbiamo quella piccola, ma abbiamo anche quella gigante, abbiamo quel modo gigante, abbiamo anche questo modo di occupare la tela nella ripetizione dell'immagine, come giustamente prima è stato segnalato. Quindi aspetto non da poco, nemmeno questo. Poi che tutto questo sia canto del consumismo oppure che noi abbiamo interpretato malamente, poi io non credo, mi pare che non ci sia bene critica in tutta la pop art, prendono quello che hanno come esaltazione della loro storia e non mi sembra che ci sia ironia né nel scatole brillo di Warhol né nei fumetti di Lichtenstein e nemmeno nei quadri gli altri autori, che siano indiana, più vuole. Quindi direi che proprio da questo punto di vista siamo tutti d'accordo e semmai contro gli altri interpreti. Volevo ricordare una cosa, che anche Warhol era molto credente, era, forse non lo sanno, qualcuno anche lo sa, era una persona molto credente che viveva anche con grande drammaticità la sua omosessualità e andava messa tutti i giorni. Proprio perché era così forgiato da questo senso di colpa e da questa sua ambiguità, no? Però aveva sempre bisogno di ricordare.
correlazione che ha fatto Carlo su, appunto sul tuo tema narrativo, no? Sei partito dall'icona perché ti appartiene in quanto fa parte della tua storia didattica di formazione, che poi hai sviluppato per arrivare attraverso i vari pensieri contemporanei o meno degli uomini, in qualche modo, anche se non sembra, ha un legame con l'assoluto più forte di quello che a volte tutti immaginiamo, insomma. C'è una grande letteratura su questo, sul suo rapporto con l'assoluto. Anche il modo in cui lui si metteva queste parrucche, ogni giorno aveva una parrucca diversa, anche se più di 100 parrucche, no? Era pieno di manie, però era interessante che un artista con questa grande capacità realizzativa, riconosciuta forse di più postuma che contemporanea, ma anche se nell'epoca contemporanea già era conosciuto, famoso, gravitavano tutto in tutti i loro nove fatti, avesse questo grande combattimento interiore, questo grande bisogno di astrazione, di risposte, che un po' purtroppo, o per fortuna nostra, un po' la condanna di quasi tutti gli artisti che esprimono e incanalano in modi diversi, attraverso l'autodistruzione, attraverso la rielaborazione. Ecco, se mettessimo insieme Pollock e Andy Warhol, come ho fatto in Photoshop con questa immagine, cosa abbiamo? Andiamo avanti. Questo è un mio dipinto di parecchi anni fa. Questo volto è Vasco Rossi, è tratto da immagini di concerto di Vasco, però raccontato in questa maniera, vedete anche il cappellino rovesciato, con questo fondo in dissolvenza che va appunto a dialogare con l'immagine. E penso che questo è chiaro perché ho fatto tutti i riferimenti, le icone, Pollock, eccetera, eccetera, Warhol, e questi diversi anni fa, e appunto questo discorso, questa dualità, cerco un po' di esprimere un po' nei miei dipinti, poi di volta in volta, appunto, in una maniera, diciamo, piuttosto che in un'altra, ma a livello appunto concettuale. Poi appunto si è incanalato un discorso in queste opere, poi andando avanti si arriverà alle cose, diciamo, più attuali. Questa è una tecnica mista, formato quadrato, non di grandi dimensioni, poi in fondo era appunto un argento un po' luminescente, che volevo un po' sempre ricordare il discorso del fondo dorato, magari delle icone, però riportate invece in un discorso di un colore più industriale, più di un'immagine visiva, magari legata alla contemporaneità. E però appunto c'è questo dialogo figura-sfondo, che poi è uno degli aspetti, una delle problematiche fondamentali di tutta la rappresentazione delle epoche, al di là poi anche di questi corsi che abbiamo fatto. Nel Rinascimento come hanno risolto questo problema? Con prospettive e chiaroscuro. Nell'arte bizantina, con i fondi dorati, le figure appunto piatte bidimensionali, ed ovviamente c'è tutto il discorso simbolico, no? L'oro come emanazione di Dio, la luce in chiave metafisica. Nel romanticismo, con le figure piccole nei confronti invece di questi spazi grandissimi, espressione appunto del sublime. Nel cubismo, con la compenetrazione di oggetto e spazio, nella pluralità dei punti di vista, c'è uno spazio reificato che diventa concreto e che viene sezionato in piani geometrici come la figura stessa, e poi si compenetrano figure e spazio in un unicum spazio-temporale. Nell'impressionismo invece, se uno pensa alle catturali di Rouen, per esempio di Monet, invece è l'opposto, è una dissoluzione, e proprio per effetto della ricerca della luce e come la luce modifica la percezione dei colori e delle forme, diventa tutt'aria, diventa tutto leggero, anche l'oggetto solido è come se si dissolvesse con queste pennellate di tocco, senza nessun disegno appunto preparatorio, nell'atmosfera stessa. Perciò il discorso figura-spazio nella rappresentazione, come disse lo stesso Kahnweiler, il mercante di Picasso e Braque, parlando proprio della miseria da Vignon, disse: Picasso in quest'opera qui è come se mettesse mano a tutti i problemi della rappresentazione insieme, cioè rappresentare ciò che è colorato e tridimensionale su una superficie bidimensionale. Poi il cubismo analitico rinuncia al colore volutamente per approfondire più questa compenetrazione di piani geometrici, figure e spazio, risolto questo problema, cubismo sintetico ritorna al colore in queste campiture invece più ampie, perciò come la procedura è anche molto analitica di Picasso. E Kahnweiler disse: è interessante che sia Picasso che Braque, che inizialmente lui non conosceva,
perché mi sembra che fu Apollinaire che presentò Braque a Picasso e poi Picasso presentò Braque a Kahnweiler, arrivino a risultati simili senza conoscersi, perché i due non si conoscevano, ma realizzarono cose molto molto simili. Cioè, questo vuol dire che il cubismo rappresenta proprio lo zeitgeist, lo spirito del tempo, questo relativismo appunto tipico del Novecento. 1905 abbiamo la teoria della relatività di Einstein, poi abbiamo le geometrie non euclidee, anche la fisica stessa, quel discorso appunto di Heisenberg, è tutto una specie di un relativismo che va a coinvolgere anche i paradigmi scientifici. Cioè, è interessante come questo viene espresso proprio pienamente dal linguaggio cubista. E è ancora più interessante che artisti che non si conoscono arrivano a risultati simili, vuol dire che proprio quello è lo spirito del tempo. Posso dire? Sì, prego. E tu sei accordato a questo attraverso invece? Attraverso, se tu pensi invece a questo dipinto, al appunto, discorso delle icone precedenti, a quella che io poi tosco avevo fatto già nel 95, no? Astrazione, figurazione, poi invece di esserci diciamo gli schemi geometrici, questo, no? Questo spazio sarebbe l'assoluto, no? Questo sublime. E poi sempre l'elemento figurativo, che in questo caso, io mi sono ispirato a queste foto anche perché erano molto contrastate, con chiari scuri dati appunto dalle luci del palco, che rendevano anche più interessante l'immagine, e ho creato proprio una dissolvenza. Questa infatti è una tecnica mista, è pastello e acrilico, proprio per creare questa dissolvenza tra figure e spazio. E creare non solo, ma anche il Vasco Rossi. È interessante, no? Che potevi scegliere altri, ma Vasco Rossi forse quello sì. Più lontano dall'assoluto, e in realtà tu l'hai scelto quasi a demonizzare. Ma anche lui, come vuole, sembra, ma in realtà secondo me si potrebbe fare quasi lo stesso, secondo me, conosco un po', diciamo, la biografia di Vasco, secondo me si potrebbe fare anche una lettura storica e ancora forse una tua dimensione di ricerca. Non so, questo risale alle prime trasferimenti. Qua siamo, c'è scritto la data della dinasteria. 2002. Sarà interessante magari vedere adesso 2002. Dov'è, cioè dov'era, scusate, e magari alla fine della proiezione dove è arrivato. Cioè cosa invece è adesso realizzato, perché io so come è realizzato. Allora, per quello dico, cioè un po' partito da Vasco Rossi con queste dissolvenze, con questi effetti cromatici e di tecniche, per poi arrivare invece all'esplicità. Però vedi, c'era già il discorso dell'assoluto e delle icone pop, no? Come fosse il discorso pop e il discorso invece assoluto. Andiamo, possiamo andare avanti. Questo invece è qualche anno dopo, ma comunque di diverso tempo fa, non so se 2008, e c'è ancora di più, c'è l'immagine che viene svuotata compenetrandola maggiormente con lo spazio, in tutto questo gioco invece più di pennellate, il volto appunto è un po' un urlo, si può notare, si butta a bocca aperta. E poi il discorso anche un po', vedete, di questo bordo nero che invece di chiudere dovrebbe dare l'idea invece di questo spazio che può estendersi in realtà al di fuori, al di là dei perimetri della stessa. Possiamo andare avanti, ecco, questo invece è un paesaggio, ecco qua iniziano ad apparire queste pennellate violacee che tuttora sono presenti nei miei dipinti, che sono sempre fatte prima, all'inizio. Se io parto dall'assoluto per arrivare al figurativo, cioè parto da queste pennellate, ho la tela bianca, inizio con queste pennellate, che potrebbero essere appunto un discorso qui, no? Di questo pennellate espressioniste che vanno a coinvolgere lo spazio, faccio questo sublime dinamico, io almeno così lo vedo, e poi invece emerge l'aspetto quello più appunto figurativo contingente, che di volte in volte può essere un volto, una figura, un paesaggio. Cioè alla fine non è che a me interessa tanto il significato specifico, tematico di quel dipinto, più il significato invece di fondo che si può ritrovare poi nei vari dipinti. Cioè secondo me il significato più interessante è quello che è all'interno del linguaggio, non è quello collegato a quel tema rappresentativo. Quando Picasso e Braque fanno i dipinti cubisti di nature morte, volti o paesaggi, qualunque cosa sia, il loro significato è nel linguaggio cubista, non nel fatto che io rappresento quel volto o quel paesaggio piuttosto che un altro. Se poi parliamo di Guernica, quello è un altro discorso. In Guernica c'è un simbolismo specifico legato, ma Guernica è fatto nel 37, il cubismo invece siamo nel 907, 9, cioè molto molto prima di Guernica, e lì simbolismo non c'è, se c'è non è comunque poi un aspetto così caratterizzante di quei dipinti. Molta arte
espressionismo, non è che appunto dà un'importanza particolare a un paesaggio rappresentato piuttosto di un altro, o la stessa montagna di San Vittorio di Cesano, non è che abbia un significato simbolico appunto, oppure le catene di Rouen appunto di Modestia. Se fosse stata un'altra città avrei fatto un'altra cosa, no? Non è una scelta tematica realizzata ad hoc perché sotto c'è la zona di Nunza, c'è una cosa che non ha futuro assolutamente a questo oggetto. No? Ecco, qui arriviamo credo 2009-2010, e i paesaggi diventano paesaggi urbani, ecco, qui inizio già a ispirarmi in partenza delle fotografie. Questa l'ho fatta io quando sono andato a New York ed era proprio, stavano lavorando appunto nella strada, come si vede, le persone che lavorano, questo camion, e c'è sempre questa partenza di questo segno, di questa pennellata che percorre tutta la tela, di questo all over, e poi e appunto l'immagine figurativa della quotidianità, che in questo caso appunto c'è proprio una scena urbana. Questo l'ho poi anche esposto in una mostra collettiva che ho fatto a New York, e da questo momento in poi ho sempre usato come partenza appunto delle foto fatte da me o in realtà anche rubate da Facebook. Io molto spesso dai miei contatti Facebook prelevo delle foto, nel senso quando vedo qualche foto che mi piace, infatti molti dei volti che poi dopo vedrete sono foto messe appunto da vari miei contatti Facebook nella loro che sono la loro pagina di Facebook. Io quando vedo un'immagine che mi piace, in realtà la catturo e poi mi ispiro per fare poi i miei dipinti. Cioè, a volte sono fatte da me, altre volte invece sono catturate anche meno proprio, sì. E non dico nulla, poi dopo quando faccio il dipinto, finora sono sempre stati contenti, però non ho mai avvisato oltretutto che avrei fatto un dipinto ispirato a questa foto di questa settimana. Con l'elaborazione. Acrilico? Sì, acrilico. La tela bianca, lasciata appunto così com'è, e il colore dovrebbe essere un antracite e non proprio un nero, penso un antracite, perciò anche proprio questa riduzione cromatica, solamente bianco, nero, il colore è lo stesso, sia in queste pennellate più gestuali iniziali, sia poi nella descrizione delle figure. È una pittura priva di materia che potremmo dire per ritornare a Warhol, fuori registro. Visto che se riferì loro erano tutte fuori registro volutamente, e siccome le pennellate di base e questa finta materia che sostiene poi la figurazione e non sono tra loro collegate, possiamo usare questa nuova definizione di pittura fuori registro. Qui è la menzionata. Ma appunto per creare questo un po' questo slittamento, perché poi questo collegamento non è semplice infatti tra quotidianità e dimensione assoluta, perciò questo fuori registro cioè, è come la nostra vita, insomma, che è sempre un po' fuori registro rispetto, come diceva anche Serenella, rispetto un po' alla tensione spirituale o vitalistica che si può avere. Questo invece è la, torniamo indietro, è la metropolitana di New York. E questo è basato su una foto che ho fatto io, le due persone di spalle non sono i monaci di Friedrich, ma queste persone che stanno andando appunto in metropolitana, e però in questa serie di dipinti lo spazio invece non è più bianco, il bianco della tela grezzo lasciato appunto proprio non dipinto, è quello delle figure, e invece nello spazio c'è questo colore bronzo che è sempre un po' allude all'oro, ma non è l'oro, è comunque bronzo che può ricordare, ma non è più esattamente l'oro. Le figure sono appunto, si notano, no? Tra virgolette, come protagoniste, ma nella loro incompiutezza, perché poi alla fine sono le parti meno definite, poi in realtà meno dipinte, anche meno lavorate del dipinto. Questo fa parte invece di una serie legata all'estate, al mare, infatti Summer l'avevo intitolata, e in questo caso la parte dipinta è il mare, sempre in questi vari dipinti. In questo caso addirittura lo spazio appunto dell'acqua su cui queste figure nuotano, si vede una testa in alto a sinistra, queste braccia di una persona che sta nuotando sulla destra, come nuotasse nel dipinto stesso. Lo spazio del dipinto va a coincidere con quello che è il mare in cui queste persone si vanno a trovare. Ma è la costante di questa pennellata gestuale
Sì, sì, quello c'è sempre. A vario modo, più evidente in alcune dipinti, in altre magari più nascosta dal colore che poi appunto viene posto successivamente, ma c'è sempre. Perché per me è come fosse appunto questa dimensione un po' dell'assoluto all'interno dell'Iket Nunc, del qui, ora, di ogni giorno, però c'è questa dimensione invece dell'altro. Incontrollabile, diciamo. Sì. Questo dipinto anche di dimensioni abbastanza grandi, in un periodo poi ho lavorato con questo monocromo, no? Nel discorso appunto sempre di creare questo dialogo, questa integrazione tra oggetto, spazio, figura, sfondo, è arrivato poi al monocromo. Questo era un rosso ma metallizzato, rame praticamente, che perciò aveva anche bagliori sempre un po' particolari metallizzati, e vedete come questa persona seduta in una stanza, poi però lo spazio chiuso si apre in questo paesaggio, sulla sinistra, dove si vede il mare, questi alberi, e potrebbe essere un monaco arriva al mare, tra virgolette, in chiave appunto quotidiana, contemporanea. Lui è seduto, insomma, in maniera molto ordinaria, però potrebbe dare quasi l'impressione di essere in raccoglimento, no? Di stare comunque, no? Pensando, questo cielo in una stanza, no? Quella stanza che poi si apre in una dimensione però sempre dell'altrove. In questo caso ci sono sempre queste pennellate che però con queste poi sovrapposizioni del colore successivo risultano più attenuate, ma questo appunto era voluto in certi dipinti per vedere quanto far emergere un elemento e quanto invece attutire l'altro, sempre nella ricerca di questo equilibrio che di volta in volta cerca di sviluppare in un modo piuttosto che in un altro. Cioè, in questo periodo arriva il monocromo proprio per questo motivo, prima questi monocromi rossi ramati e poi l'oro, proprio l'oro e il bronzo, di cui appunto c'è l'immagine successiva. Questo è lo step. E alcune di queste opere, non so se è proprio questa, ma di questo genere qua, le ho anche esposte recentemente ad Ad Formandum, nella mostra che ho inaugurato a settembre qui a Trieste, insieme poi ad altre opere invece più recenti, perché qua siamo, se non sbaglio, nel 2012, circa, 2012, questo è di piccolo formato, e in questo caso appunto le pennellate si notano meno, anche proprio per tutte queste velature dell'oro. Questo è proprio oro acrilico, e invece il colore più scuro che fa emergere appunto delle figure è bronzo. E questo diventava anche interessante, perché a seconda di come ti ponevi di fronte al dipinto, tu notavi di più o di meno le pennellate, perché se sei posto di fronte le noti molto di meno. Se invece sei lateralmente, per il gioco di luce che va a crearsi, invece andavi a notare di più queste pennellate. Perciò questo discorso, questo dialogo, questa integrazione, no, tra figura e spazio risultava, secondo me, molto interessante e sviluppava anche in maniera, tutto sommato, più piena rispetto ad altre opere che ho fatto precedentemente. Ecco, è basata sempre su una foto, siamo nella sala d'attesa del JFK, dell'aeroporto di New York. Questa è una persona che stava davanti a me, io molto spesso faccio finta di guardare il cellulare o le immagini, invece scatto foto a persone intorno a me, in metropolitana, ovviamente non se mi trovo qua, se mi trovo in posto interessante dal punto di vista urbano, faccio New York oppure in varie città dove sono andato. E poi la cosa interessante è che dietro c'era questa mamma col bambino, cioè un'immagine reale, io non invento, a me piace che siano immagini reali quelle che vado a rappresentare, perciò anche c'era davvero dietro questa mamma con questo bambino che si fa vedere sulla sinistra, in quel momento, anche casualmente, perché non è che non è che accorto inizialmente che ci fossero chi fosse dietro, ma invece un po' l'espressione di questa ragazza quasi un po' assorta, seduta. Ne ho fatti diversi di queste persone in metropolitana oppure in sala d'aspetto, uno con la testa magari reclinata sull'altro, sempre in questo punto di discorso anche legato appunto alla quotidianità di cui parlava prima Vidali. Ecco, questo sempre fa parte di questo discorso. Ecco, queste sono tutte immagini reali, è proprio un'inquadratura dall'alto verso il basso che mi piaceva molto come impatto. Poi diventano dettagli della pittura o sono già dettagli anche della cosa fotografica? No, cioè, poi tu li tagli. Esatto, no? Sì. Anche poi la foto io la taglio pensando a quel tipo di inquadratura e di immagine che voglio poi ottenere nel dipinto. Perciò a loro volta poi faccio degli ingrandimenti o riadatto anche il taglio stesso dell'immagine in base poi a quello che voglio ottenere poi, diciamo, pittoricamente. Vuol dire che quindi la foto, se bene fatta con materiale digitale, è la pellicola e la tela diventa la parte fotografica di 30 anni fa. In un certo
grande, sono tre dipinti, un metro per un metro e mezzo, perciò tutti e tre sono tre metri per un metro e mezzo. E, c'è questo, questi grandi particolari veramente ingranditi, avete quest'occhio a sinistra che è dipinto come quelli bianco e nero, cioè la tela bianca e poi solamente queste pennellate nere. Loro questo occhio un po', se guardate bene, ha questa espressione un po' persa, no? Una espressione un po' problematica. Al centro invece poi è argento, è un colore antracite, perché è argento e nero, ed è questo particolare. E questa è una mia ex studentessa che aveva postato questa foto un po' più grande però su Facebook, io me ne sono appropriato, perché c'è quel gioco di sguardi, no? Da creare poi. Vedete che anche i tre occhi creano una diagonale che percorre tutta la composizione. Faccio il primo sguardo un po' smarrito, il secondo no? Quasi un po' accattivante, con questo spostamento degli occhiali. Il terzo invece è oro, perciò che cromaticamente bianco e solamente il nero, poi l'argento e poi l'oro. Questo volto spaventato. Vedete che si vede una parte di bocca che si immagina spalancata, il piercing, quello del piercing nel naso, e quest'occhio poi, infatti il titolo è WhatsApp, cioè cosa succede. È una delle cose che ho fatto che a me piace di più. Poi non so perché lì, anche su questo discorso sulla collocazione di questi dipinti, non è mai stato stabile, non so là, però è una delle cose che ho fatto che personalmente misteri piace di più e spero, insomma, si spera. Una buona collocazione. Ecco, una cosa devo dire, il fatto del dettaglio, perché poi a un certo punto ho cominciato sempre di più a creare questi ingrandimenti e questi tagli così ravvicinati? Sempre per il discorso di questo rapporto figura-spazio, che sarà tra le cattedrali di Rouen e di Monet. Già lui a un certo punto con questi tagli fotografici e lo spazio del dipinto prende quasi completamente una parte della facciata ed elimina lo spazio che c'è ai lati della cattedrale, cioè elimina una profondità prospettica. È come se la facciata, lo spazio della facciata coincidesse con quello che è lo spazio tridimensionale del dipinto. E un po', diciamo, per un motivo similare anch'io poi ho fatto questo, nel senso che il discorso figura-spazio va a questa, diciamo, questa lotta, questo rapporto che a volte è anche un po' conflittuale, ad annullarsi nel momento stesso in cui la figura genera lo spazio e lo spazio è nella figura, non c'è figura e spazio, ma è proprio il particolare che mi porta, perché lo si può vedere anche in quest'opera che è proprio rappresentata nell'invito, ed è proprio questo particolare, perciò non hai uno spazio esterno a questo volto, e lo spazio è creato da questa parte del volto stesso che vado poi a cercare. E qua sono tre dipinti separati. Sono tre dipinti, no, sono tre dipinti separati, tre tele, un metro per un metro e mezzo. E queste bande nere? No, queste bande nere non esistono. Allora, le ho messe collegando poi l'immagine perché le ho fotografate separatamente e poi diciamo le ho collegate, ma non esistono queste bande. Cioè il dipinto finisce nel muro bianco. Ci sarebbe il muro bianco praticamente, dove si vedono le bande nere e poi c'è la possibilità di insomma gestire anche in base a come si vuole. E collocarli, avvicinarli oppure insomma allontanarli, perché sono tre tele distinte. È un trittico stretto, diciamo. Sì. Però concepite proprio come un'opera, appunto, un trittico, un'opera unica praticamente. Sì. Ecco, poi quell'immagine l'ho riproposto in un altro dipinto in dimensioni minori, che è questo qua, che perciò poi è a sé stante rispetto al trittico stesso, e che ho esposto anche questa dal Formandum. E precedentemente penso anche a qualche altra mostra che adesso non ricordo, ed è solo appunto poi questo singolo particolare di questo volto che diventa poi quest'opera. Ecco, questo è quello che adesso appunto figura nell'invito della prossima mostra, il Miss Kleber. In realtà è verticale, poi dopo si prestava bene, siccome c'è il problema anche dell'immagine da collocare, questo si prestava bene in realtà anche a un'introduzione orizzontale. E ecco queste pennellate che diventano più volutamente slavate, perché anche poi nella stesura ho cominciato, prima che si asciugasse il colore delle pennellate, già a introdurre questa rosa fucsia, proprio volutamente per creare questo effetto slavato, di integrare maggiormente in ogni caso il colore con questi segni, che prima se no rimanevano abbastanza slegati in quei dipinti in nero solo su tela bianca.
e poi appunto solamente questo particolare che appunto diventa il dipinto stesso. Sì, qui sono più legati secondo me, se posso intervenire, no? Sì. Sono più, si vedono più coordinati. Esatto. Esatto, esatto. Passo alla necessità della produzione. E perciò andando avanti il discorso è sempre quello, come coordinare, cosa far emergere di più tra sempre queste due polarità che di volta in volta appunto si vanno a creare e poi cerca in varie maniere appunto di integrare. Ecco, questo per anche risposta sempre dal Formandum ed era l'invito appunto della mostra appunto di settembre. E qui emergono gli occhi. Poi una cosa che non avevo neanche notato, poi me l'ha fatta notare Antonella Iussa che mi ha aiutato nell'allestimento della mostra del Formandum, come appunto il fatto dello sguardo, degli occhi, poi soprattutto nelle ultime opere sia molto evidente. Infatti queste sono opere molto recenti, queste sono già del 2013, e infatti vedrete adesso in queste anche nelle altre come c'è sempre evidenziato il discorso dell'occhio, di questi sguardi che appunto vanno... Beh, c'è un tocco traumatico che prima non c'era, no? Di contrasto. Diciamo, le prime opere erano dei monocromi in realtà, poi via via hai cercato un rapporto con quello di bianco della tela e poi nel momento in cui metti un colore, e beh, se fosse stato rosso con marron, vuol dire che non c'era contrasto, poi metti proprio l'occhio che esplode, no? E anche nelle altre immagini abbiamo visto. Sì, proprio l'occhio che avevo creato anche cromaticamente molto spesso il contrasto, no? Con poi l'incarnato del dipinto. È come se tu avessi trovato una tua cifra però con questi pennellate, questi segni, no? Così sì, ricorrenti. Sì, infatti quello è un elemento un po' ricorrente anni. Queste qua sono fatte anche queste prima. Tutte sempre, sono sempre fatte. E le altre più visibili sono fatte prima. Certo. Queste qua sono le tue. No, sono fatte sempre prima, solo che proprio è cambiata la preparazione della tela e la stesura del colore per creare appunto questa integrazione, diciamo, maggiore. Anche perché intervengo prima che siano appunto del tutto asciutte, proprio in maniera da sporcare, perciò cioè integrare di più anche le pennellate con le campiture poi fucsia di questi incarnati che vado a creare. Verrà il giorno che ci metterà la prova facendo 2-3 pennellate dopo. Chiedendoci, vedete qualcosa di nuovo? Però volevo chiedere una cosa, sì. Le tue pennellate tutti quanti sono destrosse, come sì. Assoluto, forse di parte. Non tutte, ma generalmente sì. Quindi sì, tutte sì, bene, sì. Che ho visto qui, sì. Cioè sì, tutto sì. Così. Cioè sicuramente non sei mancino, per cui non puoi fare un'altra cosa. Perché anche il gesto che mi avviene non c'è questo naturalmente. È legato anche dal basso verso l'alto, non dall'alto verso il basso. Dal basso verso l'alto, comunque sempre con la destra, perché è tutto lo stesso verso continuo. In realtà sono esercizi di fili d'erba. Sì, sì. Poi vorrei farvi notare gli occhi, il bianco della tela, come mai le pennellate che sono fatte prima non vanno mai a coprire le parti bianche degli occhi o dei denti, o poi vedremo, non so se l'ho messo, c'è una freccia bionda con delle margherite bianche, perché io già so che lì fanno gli occhi, perciò quando vado a fare la stesura, certe parti già non vado a coprirle, perché poi dopo ci sarà l'immagine stessa. E a volte, quando certe parti del dipinto sono lasciate bianche, certe piccole parti di spazio che magari comunque emergono, là si vede proprio la pennellata, perciò in maniera più forte, no? Perché non c'è il colore del rosa sopra. E poi la stessa pennellata che viene poi attutita invece dalla massa del colore, e già questo crea dei piccoli, diciamo, slittamenti anche a livello, diciamo, spaziale. E poi le parti appunto di sfondo, teoricamente bianche, hanno le pennellate, quelle che riguardano parti, occhi, oppure denti o varie altre parti che invece fanno parte del volto, lì invece non ci sono, perciò già il bianco è un bianco diverso, perché uno dà l'impressione di essere davanti leggermente, l'altro dietro, per il fatto che uno è coperto dalla pennellata, l'altro no. Perciò lavoro anche su queste piccole, diciamo, questi piccoli accorgimenti. Quasi tutti sono di formato questi 100x70, sono quasi tutti appunto verticali. Questi penserebbe di declinare come icone moderne, o perché attraverso l'occhio esprimono sentimenti diversi. Ah, poi mi ero dimenticato prima il discorso dello sguardo. Le icone non siamo noi che guardiamo le icone, sono le icone che guardano il fedele. E proprio perché la salvezza arriva
accogliendo Dio nella tua vita, ma qualcosa che parte da Dio e coinvolge l'uomo. Faccio le cose, non è arte sacra, è un altro discorso ancora, è una cosa ancora, ancora diversa. No, perciò attraverso cui esatto. Dio si è fatto conoscere all'uomo e si è pronto a rivelato, no? Cioè ha tolto il velo e si è rivelato. Poi questa è la religione cattolica, la religione monoteista è per eccellenza considerata quella l'unica che ha svelato l'immagine di Dio attraverso il no, certo, molto meglio. Perciò lo spettatore non è che sia passivo, ma comunque è contemplativo, è quella che attiva è l'icona, che è poi quella prospettiva inversa tipica delle icone, appunto, è anche un ribaltamento proprio spaziale, ciò che è rappresentato viene proiettato proprio realmente nella rappresentazione stessa in avanti, perciò il punto di fuga non è come nella prospettiva rinascimentale interno, ma è completamente dove c'è un punto di fuga esterno. I tavoli rappresentati scorsi in maniera opposta rispetto alle regole prospettiche, proprio perché quello che è rappresentato viene in avanti. Non è il mio occhio che penetra lo spazio dell'icona che è protagonista, ma è l'icona, l'immagine che è protagonista e che si proietta nello spazio dell'uomo. Perciò questo discorso anche dello sguardo, appunto, effettivamente c'è questo collegamento. Infatti sono questi occhi che ti guardano, lo vedrete adesso anche in altre opere poi successive. Anche questo qui. Ma c'è qualcosa di particolare del piercing che si può vedere qui. Piccola modata. Siamo in alto, con un dono un po' quasi, non dico spaventato, ma un po' insomma turbato. E c'è il discorso che dicevo prima, di come tra lo spazio esterno del volto e quella appunto interna è la stessa pennellata, che però va a modificarsi con l'intervento del pittorico che da una parte c'è e dall'altra invece non c'è. E però l'occhio invece è bianco, vedete che non è attraversato da quello che stai pennellando. Bianco, perché dipinto di bianco? No, no, è la tela bianca. Però appunto, già sapendolo, io lì poi non vado a creare questa tramatura. Quando la faccio già so come poi l'immagine che dovrò fare. No, 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 faccio direttamente col pennello, non faccio mai nessun tipo di disegno. Con un pennellino piccolo vado a fare i contorni. Quelli di quei particolari che so, esatto, sì, 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 esatto, certo. Per gli occhi, sì, sì, con la cera, viene protetta. Viene protetta, sì. Questa è una mamma col bambino, molti mi dicono che non vedono questo volto del bambino, io lo vedo così chiaramente, mi sembra strano. Quella è la testolina di questo bambino in alto, si vede l'occhietto, i capelli, e poi quella parte blu è praticamente parte del vestitino, che però riprende, perciò crea questo gioco con lo spazio poi esterno, dove c'è lo stesso azzurro che viene ripreso, però secondo me è abbastanza, è tutto sommato bene. Questo è l'occhio, questo è il zigomo, il mento, la testolina, e questo invece è insomma la parte del vestitino, e sollevato in alto, e questo volto di questa madre tre verso il cielo va sollevando così. La confusione deriva dal fatto che il volto del bambino è della pari grandezza della madre, ed essendo grande si pensa di vedere qualcosa di più piccolo, in realtà la testa è grande, e quindi è vero, ma qui appunto se non si riesce a percepire il fatto che dove c'è quella macchia di colore sul bordo, l'occhio, e quindi lo zigomo subito sotto, e quindi il mento ancora più sotto, verso il verde, non si riesce a percepire il volto del bambino, perché i capelli sono solo accennati, e quindi per questo, se fossero un attimino più densi, forse sarebbe un aiuto per l'occhio. No, però mi piaceva anche la invece certe cose la sala anche non proprio, però la vedevo abbastanza, invece vedo, però non ho visto, ma dov'è? Non riesco a vedere. C'è così una cosa che dice, dimmi, c'è un nome, basta, c'è che basta, però poi un po' il discorso un po' della forchetta, no? Che puoi vedere in positivo e in negativo, è un po' c'è questo, questo discorso soprattutto tra la zona appunto di spazio tra i due volti e quella zona invece che sarebbe di pieno, che è invece l'azzurro più scuro, che sarebbe parte del vestitino che copre una parte del volto. Questo è uno dei vari poi baci che ho fatto, non penso che ci sia. Ecco, in alcuni poi dipinti però non sempre queste pennellate vanno a percorrere tutta la tela, perché in questo caso sono solo nei visi. Adesso vedremo dei nudi dove infatti sono concentrati solo nei corpi, e invece lo spazio esterno non è attraversato poi da queste pennellate.
poi sono questi riflessi nell'acqua, insomma, che si vanno abbastanza chiaro, penso, l'immagine. Questi sono gli ultimi? Questi sono sempre del 2013. Tutte queste opere qua sono le ultime viste, sono del 2013. Questa è sempre esposta nella mostra che ho fatto a settembre. E qua ho toccato un po' in questo discorso di questi pattern, no? C'è la spiaggia di Sistiana, il mare, il cielo, e come appunto c'è questa tramatura di questi rettangoli astratti che però poi in realtà corrispondono poi a delle parti ben precise. Poi si vede appunto questo legame, insomma, e poi la parte dello sotterraneo, insomma. In questo senso anche qua c'è questa quasi questa contemplazione, in maniera quasi più ludica, no? Più, diciamo, giocosa di questo paesaggio, insomma, più grande. Più avanti, no? Sì, qui questo è uno dei dipinti in cui ho più lavorato a livello cromatico. E anche come cambia il pattern a seconda appunto dei ciottoli, certo, no? Tipici di Sistiana, il mare, poi il cielo, che emergono di più queste tipiche tennellate. E questa è una delle mie opere preferite, si intitola Life, Vita. Ed è fu anche appunto l'immagine dell'invito di una mostra che ho fatto a Corona, Villa De Finetti. Sì. No, questo camminare in maniera precaria con questi tacchi a spillo su questa fune, questo è il titolo Life. Interessante anche questa tua dimensione, no? Della testa, delle viso, delle gambe, gli opposti della figura umana, così, la ricerca della contemporaneamente dell'astrazione, ma della concretezza, della ricerca. Non ci avevo pensato, è vero, perché infatti anche le gambe, adesso vedrete, compaiono spesso in vari altri dipinti. Ecco, questo invece è uno dei nudi che sicuramente esporrò nella prossima mostra al Twins Club. Ed è questo particolare, appunto, di queste gambe, con questo fiocchetto che vedete sulla caviglia, e poi sta spegnendo la sigaretta, no? Una cosa cenere. E questo non è un perché Vidali ha sempre paura che mi vengano censurati, dice no, non portare i nudi perché qua, cioè, mi servono delle cose. Mi ha vietato di portarle dal formaggio, perché essendo una scuola, poi magari così, allora ho detto no, allora mi porto perché mi piacciono questi nudi a Queens. Ma sei sicuro? Ho mandato un'email con le immagini, si va bene, perciò ho l'autorizzazione. E qui vedete che lo spazio invece non è come sempre, coinvolto sempre da questa tramatura, ma perciò quando ho fatto impostato un'immagine precedentemente, poi già sapevo che solo là insomma sarebbe andata a finire l'immagine, o per la fine la mia solita svirgolettatura di queste varie pennellate, e poi questo contorno fluido, no, violaceo. Poi possiamo andare avanti, ecco. E questa è la lettura che facevi? No, perché non è le margherite, questa io mi possiamo, sì, non è stato noi di portare da dire. Questo è legato un po' anche a quel bacio che avevamo visto prima, sempre questi particolari, perché proprio quella zona vuota, no? Che si va a creare tra le due, diciamo, figure, che poi c'è sempre un dialogo, no? Tra pieno e vuoto, la forma, diciamo, del pieno e invece poi la forma dello spazio che si crea tra le due figure. Poi restano sia del particolare per i capelli, delle ciglia. Beh, c'era quel buco bianco nella bocca, appunto, sì. Che visto che dietro c'è il volto dell'uomo, sembra quasi lo trapassi, e siccome difficilmente può essere un dente, è una cosa che un po' colpisce nell'osservazione, sì, dell'insieme, insomma. No? Mentre sotto ci sta, e anzi definisce meglio i due volti, quello al centro della bocca un attimo depista, perché uno guarda e dice ma come? Va oltre e allora attraversa il cervello e quindi la testa della persona. Oppure dico no, non può essere, quindi un dente, però nella posizione. No, ma invece l'immagine no, perché sono sempre altre su immagini reali. Ti posso assicurare che nell'immagine reale lì non c'è parte del volto della persona. Sì. Perché il viso, vedi che c'è subito attaccato al naso della figura femminile, c'è l'orecchio della figura maschile, che è quello lì. Per cui in realtà è corretto dal punto di vista del frammento ortogonale, no? Il frammento, è posto così. Sì. Perciò, che dialoga con la parte sotto. E però dialoga appunto con quella parte sotto, anche quella zona bianca. Appunto molto raffinato. Sì.
lasciata vista, in questo caso proprio la tramatura, no? La prima tramatura di queste ferrate che faccio, ma in realtà c'è un'ispirazione figurativa, cioè quelle strisce che si vanno a creare sono le zone d'ombra generate dalle persiane nel creare i giochi di luce ombra su un volto. Facciamo anche questa è una cosa, sempre un'immagine reale, anche in questo caso prelevata da Facebook, dove si trovano davvero delle immagini molto belle ormai, che davvero possono ispirare. Poi dopo io comunque scelgo questo taglio particolare o meno, perché ovviamente non sono mai questi tagli, non li do io volutamente, sempre per cercare di coinvolgere, creare questa spazialità un po', no, all'over, che è tipica dei miei dipinti. Poi possiamo andare avanti, questa è Veronica, che qua Vanessa, scusate, si è già allontanati dal discorso delle icone con quelli che abbiamo visto e poi ci ritorniamo pienamente, perché questo tra i vari dipinti che ho fatto è quello secondo me più legato in realtà al discorso proprio delle icone, anche il fatto dell'icona che ti guarda, questi occhi, la prospettiva inversa, questa immagine che si protende in realtà verso lo spettatore. Poi ho fatto tutte figure appunto chiare, luminose, insomma occidentali, insomma un po' per ci voleva anche un'immagine non necessariamente appunto occidentale. Ecco, questo invece dipinto è riprodotto nel catalogo Juliet proprio nel mese di marzo ed è Sfinge. Quello, ho fatto una leggerissima differenza tra il colore della bocca e quello del naso e degli occhi, che un po' andava insomma a interrompere magari la monotonia che poteva crearsi, poi invece è sopraccibile per un colore completamente diverso, non vedi neanche il perimetro del volto, come è il quadrato stesso, per esempio il quadro è il volto, che è esatto, quasi come una sindone che ha questa impronta. Sì. E qua appunto ritorniamo perciò da dove eravamo partiti, alla Chiro Poietos, e chiudiamo con uno dei miei ultimi dipinti, che è questo qua, questo Gesù che non ho mai esposto, è nella mia camera e là rimarrà, a meno che non ci sia un'occasione particolare, perché non vado a portare Gesù così in giro, insomma, se non c'è un'occasione degna. E questo è recentissimo, questo l'ho fatto nel 2014, questo volto appunto, no? Gesù è un po', chiude un po' tutto questo percorso che in certi momenti sembrava non allontanarsi anche molto rispetto a quello che era diciamo la partenza. E se pensiamo a quello del 95, la Chiro Poietos che avevo fatto, no, bianco, con quei cerchi concentrici, molto stilizzato, a distanza di anni, dal 95 al 2014, cioè di quasi 20 anni, poi appunto sono arrivato a questo punto. Non sofferendo. No, esatto, sì. Ma infatti per quello mi piaceva anche come immagine. Questa addirittura mi sono ispirato da un'immagine, non una foto ovviamente, un'illustrazione che c'era in un fogliettino a messa, cioè me lo sono portato via, un'illustrazione grande 5 cm, e poi mi piaceva molto appunto avere l'espressione di volto e poi dopo ho realizzato questo. Che Vidali non ho ancora visto, è uno dei pochi dipinti che non ho visto dal vivo perché appunto non è ancora mai stato. È grande, è sempre 100x70, ho richiesto, fa un 3 metri per 5. La risposta è quella. Bene, io sì, altro non ho da dire. Se, allora, se, prego, prego. No, quello che è l'apparato critico è stato ampiamente illustrato e sferzato in tutta la conversazione. Direi che forse se c'è qualche domanda su quello che abbiamo sentito, qualche curiosità sull'opera di Emilio Monti, possiamo chiedere direttamente a lui o a Vidali. Poi io argomento così, come di domanda, diciamo così. Siccome è stato toccato prima, no? L'argomento di Yoga anni 60 con l'uomo, pensando a quello che era il clima dell'epoca, che quello che era il clima
produzioni cinematografiche, produzioni musicali, produzioni editoriali, tutto un aspetto che correva attorno al dipinto e che rendeva il dipinto in verità propositivo anche grazie a tutte queste altre cose. Cioè, se noi pensiamo a Moro solo perché c'è il mare di Moro, beh, allora abbiamo una visione dell'artista veramente monca. Se pensiamo alle mostre di Moro come insieme di quadri, abbiamo una visione sbagliata dell'artista. Dobbiamo pensare alle mostre di Moro come manifesti che tappezzavano tutto il muro, le sue immagini, con i cuscini, nuvole che volavano sul soffitto, con le scatole realizzate in legno che imitavano gli imballaggi delle merci di consumo, no? Ecco. Tutto questo era uomo, quindi di per sé, se noi paragoniamo l'immagine è facile, ma se facciamo un discorso più allargato vediamo che la complessità dell'autore, a differenza della semplicità del suo messaggio, era veramente articolata. E contro Warren, in qualche modo, per avere il palcoscenico tutto per sé, c'era Bob Dylan che incarnava le altre sessualità, no? Quindi le due anime della città all'epoca tendevano in due direzioni diverse e ambedue tendevano al potere comunque. Detto questo, che gli ordini anni 60, mi domandavo io, ma Gorizia, in tutto ciò, no, ma non prenderla come uno sconforto. È curioso perché, in verità, io che sto a Trieste, che è un altro buco di città, conosco di Gorizia tre autori. Sono Carlo Piemonti, Christian Sturi, Gloria Troncoli, che mi ha fatto la mostra, inaugurata pochi giorni fa dal formato. E questi tre autori, comunque, tutto sommato giovani, più o meno alla stessa età, sono lì e risiedono in piccole cittadine, sono tre spaluti e non si frequentano. Non c'è nessun affetto lì che li unisca, non c'è nessun luogo dove queste persone discutono di arte, di produzione culturale. E questo è molto curioso. Allora dico, lì c'era un combattere per il palcoscenico, eccetera. Diremo che forse Gorizia non merita tutto ciò. Però è altrettanto curioso pensare che queste persone facciano vite autonome. Ecco, quindi il quesito che io adesso chiedo a te, primo, come tu resisti a Gorizia, come ti dai di dopo tu puoi dirmi il giorno come lui. E dopo come mai non c'è questa esigenza? Di incontrare altre persone, ma non è solo per te, come anche loro non hanno questa esigenza. Quando io ho chiesto, la prima volta che ho incontrato il governo Tronca, io ho conosciuto prima Carlo Piemonti e dopo lei, ho detto, tu conosci Carlo Piemonti? Mai sentito. Cioè, è incredibile, no, questo? Eppure le cose vengono fatte, le mostre Gorizia le fatte, come dire, qua abbiamo un ennesimo appuntamento senza notizia sul quotidiano. Una delle tante domande che faccio, mi capita
scientifico, lo è ancora, peraltro. Adesso è più conosciuta per Pordenone Legge, ma quella non è una vetrina, cioè è una vetrina costruita. In realtà Pordenone è un laboratorio dove c'è poco altro da fare se non leggere, scrivere, studiare e confrontarsi. E credo che luoghi come Gorizia ancora di più lo siano, no? Cioè dei luoghi intimistici quasi, dove c'è proprio viene custodito questo bisogno di ricerca e di chiusura. A me capita con la scrittura, come scrivo a Pordenone, a casa, in un luogo specifico, non scrivo da nessun'altra parte. Perché non so, forse questo può essere simile nel tuo caso, certo. Cioè la tua camera, per me la mia camera, la casa di mia nonna, è un luogo d'eccellenza privilegiato, certo, per l'espressione, per entrare dentro di sé. Magari Gorizia è questo per te. Ma condivido pienamente il tuo discorso, direi che è proprio così. Beh, il fatto che in città come le nostre. No, la mia risposta, cioè la tua risposta, Gorizia. Però ti esporti, no? Quindi poi da Gorizia si muove, io ho studiato a Milano, sono stato anche a Milano diversi anni, poi perché sono tornato a Gorizia? Per il fatto anche dell'insegnamento, io poi ho iniziato a insegnare a Gorizia, mi piace insegnare, continuo a farlo. Non sarei a Milano, non avrei mai potuto insegnare, no? Per i relatori che c'erano, ma anche devo dire che dopo diversi anni Milano mi aveva anche scocciato, però. Poi non è che sia l'Italia provinciale, poi alla fine, anche a volte nelle sue grandi città, c'è stato bello come periodo, il suo intensamente, però poi alla fine, secondo me, per apprezzare Milano devi essere milanese, di nascerci un pochino a Milano, perché sennò alla fine poi anche ti porta anche a una piccola nausea a comportarti. Poi comunque ho viaggiato anche all'estero, ho fatto delle esperienze, ma alla fine a Gorizia mi trovo anche bene. È abbastanza casuale il fatto di quella fine, non è che sia stata una scelta, io rimango a Gorizia per questo motivo o quest'altro, è capitato, ma alla fine mi va anche bene. Non ci pensi, resti lì intanto, non c'è nient'altro che ti porta a Gorizia. Vabbè, quella Gorizia ti muovi, io poi già appena tornato a Gorizia, finita l'accademia, venni qui a Trieste, esisteva lo spazio Giulia, ci chiamavano Madonna del Mare, dove c'erano tutte le esposizioni, e conobbi circa 20 anni fa appunto Vidali, e poi iniziò questa lunga collaborazione che oggi ci ha portato qua. Inizialmente Vidali non voleva assolutamente sapere dei miei dipinti, perché gli artisti ne avevano anche tanti, mi poteva interessare più qualcuno che si dedicasse, diciamo, in caso alla rivista, avevo anche interesse a scrivere, a cimentarmi, e perciò i miei inizi così a conoscere, a frequentarlo, perché per diverso tempo ho scritto su Giulia. Interessa a distanza di anni, che ancora si ricorda delle cose che scrivevo ormai più di 10 anni fa. Mi ricordo che fece arrabbiare anche Toscani con l'articolo che feci sulla mostra alla residenza di San Salvatore a Trieste, poi fece anche un'intervista abbastanza interessante, la Bettesa, personaggi. Però poi, diciamo, organizzai mostre, anche un'attività così più legata a un periodo all'organizzazione. Ma perché? Perché era un periodo in cui, da un punto di vista artistico, non sapevo bene che cosa fare. Perciò, trovavo più interessante dedicarmi più a un aspetto critico, diciamo organizzativo. Poi dopo invece nel tempo, anche grazie tutto sommato poi perché poi frequentare giù le varie attività, la rivista ha portato anche ad un approfondimento ulteriore, no? Delle tematiche dell'arte contemporanea, e poi mi sono più dedicato di nuovo insomma alle mie opere, ai miei dipinti. E dopo 20 anni siamo qua, alla fine va anche bene, potrebbe essere, diciamo, una situazione ancora, diciamo, più esaltante, ma insomma non è andata male, io sono contento di un po' di quello che ho fatto. Sì, e come mai sei monade da iniziare a Gorizia? Cioè non dialogate, voi siete in tre, no? Conosco bene e da anni.
spettacoli di volta del passato. Fai la sua vita, fai i suoi quadri. Ma non ci sono dei luoghi di aggregazione. Poco. Ci sei tu e già un poco. E infatti, perché questo è il punto che volevo dire. Se esiste un colloquio o una conoscenza tra pittore, grazie a Juliet. È vero. Che in questo momento fa il collettore. Sia cosa che Gorizia non c'è. Udine, Gorizia, Gradisca, perché non dimentichiamo Gradisca, che tutto sommato è un polo che per lungo tempo ha fatto tantissime cose, tantissime iniziative, e un po' tutta la bassa fiulana. Improvvisamente questa città, Trieste, con la sua rivista e un po' di aggregazione dove le persone bene o male riescono, pittori, artisti di tutte queste città, trovano un elemento di coagulo dove possono incontrarsi, parlare, trovare modo di esprimere la propria inclinazione artistica e quindi esprimersi per noi come centralità, sì, che parliamo con loro o loro che parlano con noi, no? C'è come una sorta di viaggio tra gli autori. Quello che diceva prima, Braque e Picasso non si conoscevano. È vero, però dopo un anno si sono conosciuti. E quindi poi si sono anche frequentati. Come si sono venire con Picasso. Dopo di che c'erano le feste dove Matisse e Picasso si trovavano. Cioè, si guardavano in cagnisco. Però... Sì, dare più feste allora. No, per dire che non trovi una festa in cui ci sono due autori, dove c'è Serse nello stesso fenopolo, tanto per dire una cosa che fuori di denti. Ma lo allora, sai che funziona? Cioè, vorresti una soluzione? No, no, io chiedevo come mai a loro Gorizia nemmeno si sono incontrati. E che devi creare un clone, perché... No, c'è invece da dire come mai dopo il Cenacolo triestino, scritto anche in modo molto esteso e approfondito da Vostri, sull'inizio, fine 800, inizio 900, dove invece in realtà Trieste si incontravano i pittori, facevano gli sboccia, facevano come tutti si è scritto, cioè, c'era una tendenza a trovarsi nel bene e nel male, nel povero e nel ricco. Improvvisamente, dopo la prima guerra mondiale e in modo molto più accentuato dalla seconda guerra mondiale, poi Trieste perde anche questo uso e costume, cioè non riesce più a trovare modo di... quindi non lo so, questo è da chiedersi perché c'era, e c'era molto forte, e anzi i pittori erano così ricchi che non avevano bisogno di estendere la loro, diciamo, il loro sforzo per andare fuori dai confini della provincia, andare a Milano, tranne in rari casi, o Roma, o New York, come dice Foster, per dire. Perché stavano bene, quindi quando vendevano, andavano tutto a prostitute, ovviamente, come sappiamo, in Città Vecchia, oppure a bere e a fare gli sboccia, finché ritornavano di nuovo sotto i portici, come scrive Vostri, della borsa, piazza della borsa di Trieste, dove si ritrovavano e ritornavano di nuovo a vedere i quattro, no? Era un momento di aggregazione, ma erano anche ricchi, perché parlavano, c'era comunicazione, c'era veramente fermento. Questo qui, non so, io non riesco a capire. Il contesto, no? Contesto sociale, cioè maggiore ricchezza, maggiore povertà intellettuale, decentramento della localizzazione, no? Cioè adesso c'è bisogno di nuovo di localizzare tutto quello che è stato romanocentrico, milanocentrico, di valorizzare di nuovo, c'è un pedagogista, Lombardo Radice, che dice non puoi conoscere l'altro se non conosci prima quello che è vicino, no? Cioè la piazza locale, quindi forse adesso una lettura delle tante che danno, proprio il bisogno di ricentrarsi, riradicarsi nella zona di appartenenza, di origine, per poi potersi esportare. La mancanza di dialogo sicuramente è dovuta a degli intellettuali che non si vogliono confrontare con quello che non vogliono mettere a servizio anche delle persone, degli altri, no? Umanamente secondo me, perché cattedralicamente lo fanno in conferenze, in luoghi, insomma Trieste ospita vari personaggi conosciuti a livello nazionale, no? Però lo fanno sempre in una modalità ufficiale. Poi no, ci sono anche i circoli, le cene, da amici, sì, ci confrontiamo, ci sono persone, però non c'è la necessità o il bisogno di creare dei cenacoli, no? Di confronto. Cioè, Trieste ospita tantissimi festival del cinema, tantissimi festival musicali, però è come se ognuno canti la propria canzone. A volte manca questo... Beh,
e la direttrice di del Festival del Cinema, Beatria, che aveva conosciuto anche Vidali in un periodo della sua vita e della sua diciamo dal 73 all'85. All'85 e anche lì, con mia somma sorpresa, ci siamo incontrati una volta, mancanza di dialogo anche tra persone che meno male si conoscevano, cosa che per contro a Gradisca negli anni 90, ricordo che c'erano quegli incontri con Franco Lugo, con Zigaina, con Walter Valentini, con Zez, che adesso vive a Venezia, con tutta una serie di pittori che alla fine, non so per quale motivo, ma per un periodo di tempo si trovavano, parlavano e erano disponibili sia gli studenti come anche gli appassionati. E questo parlo degli anni 90, dal 96 al 98, 96. Anche lì, per Lisca, che è a 5 km sì, da Gorizia, anche lì è finito tutto. Si parla della memoria collettiva, no? Anche di questo, perché se entri, io non so, tempo, 20 anni fa, quando ero all'università, anche di più, dialogavi anche con il docente, magari lo dovevi aspettare un'ora e mezza, però dopo c'era questa forma. Invece adesso... Mario Diorio, che è morto nel 99, no? Per cui, ma anche lui faceva parte di questo, diciamo, cenato, no? Di personaggi eterogenei, perché insomma poi sapete Zigaina non è mica parlare facile, personaggio un attimino difficiletto, insomma, anche da, la possibilità di sì, contattare, cioè una persona a suo modo un po' rigida, anche no? È poco flessibile, mentre invece gli altri, Peter Valentini, un architetto, lavora a Milano, e quindi diciamo veramente eterogeneità, però era molto piacevole perché c'era. C'era dialogo, c'era disponibilità ad aprirsi, era un periodo molto bello, devo dire la verità. Finito. Terzo millennio, tornato indietro. Per una condizione un po' diffusa, purtroppo non è soltanto circoscritta, no? No, per esempio Vicino, per dire, non era Trieste, era addirittura Gradisca, no? Che non è Gorizia. Quindi proprio un po' mettersi in gioco col carattere, con i contenuti e con la forma, no? Allora sono forme di espressione diverse. Beh, però Vidali è un esempio che invece questo è tutto corretto. E anche lui è una delle pochissime persone che invece parla, perché io vado a tutti questi posti, parlo con chiunque, frequento, caffè storici, roba, finisce di qua di là, gente dell'epoca paleolitica che invece si trova molto settimana per parlare d'arte, eccetera, però ecco, lui è una rarissima persona non abbottonata sulla sua arte, cioè ne parla, ecco, anche in termini profondi, ecco, questa sera mi interessava moltissimo, serata splendida, però poi si può parlare, anche lui chiede, se, poi sempre, che magari noi conosciamo l'arte degli altri, boh, sentite una volta, non è che glielo chiedo 40 volte, cioè, boh, e dopo più che altro, secondo me queste integrazioni funzionano se si fanno mostre insieme, se si fanno cose, se non si fanno, allora ci vediamo. E molte volte ci si vede in realtà per parlare delle mostre, che ti parli di quello, che ti parli con gli altri, non parlo di fare cos'è. Forse una volta c'erano grandi artisti che si confrontavano, adesso ce ne sono tanti, non tutti grandi, e così che si fregiano del titolo e magari hanno fatto gli stessi contenuti, no? Oppure hanno anche forme di difesa, paure, timori, cioè una complessità diversa. Sì, una volta c'erano gli artisti, gli scrittori, le prostitute, cioè una classificazione sociale completamente diversa. Sì, questo è molto più fluttuante, molto più fluido e tutto, non a caso Bauman definisce la nostra società ibrida, no? Ma è così purtroppo il fatto che è incontrato la Percavassi. Io una delle più belle interviste della mia vita che ho fatto è la Percavassi al telefono, non di persona, però ti giuro, e cioè dico, caspita, ho avuto la fortuna di parlare ancora, ti parlo 7-10 anni fa, quasi un'ora e mezza con una delle persone, donne, che ha fatto la storia di Trieste, del cinema, se vuoi, no? Quando era ancora un po' più lucida di come adesso. Però mi rendo conto che c'è sempre questo atteggiamento di autoreferenzialità, ma anche di difesa, secondo me, tutto sommato, perché dobbiamo sempre considerare il lato umano, per non la dimenticare. Sì. Bene. Bene. Direi che questo.
L'avevi aspetto 22 al Quiz Club.